Il sacro e profano da sempre si uniscono per infiocchettare il Natale. La barba bianca e il mantello di Babbo Natale, maestoso e accogliente, richiama nella centrale via di Cosenza grandi e piccini, lì ad affidare desideri e sogni. A pochi metri, su un prato, la Natività. Semplice ma così efficace nella sua essenza da chiamare a raccolta i fedeli. Una preghiera, un desiderio, i sapori e i profumi. Gli ingredienti per questi giorni di festa ci sono tutti. Il vischio, simbolo di amore e fortuna, le stelle di Natale per augurare salute, amore e rigenerazione, la musica per danzare in questa atmosfera magica. In questo richiamo simbolico, che macina secoli e chilometri nella storia, non possono certo mancare i dolci tipici calabresi, con ricette segrete come le varchiglie. Questo è un dolce, la ricetta così antica, che risale al 1300, la portarono a Cosenza le suore, le monache carmelitane scalze, le quali producevano queste specialità, queste delizie dolci per sostenersi. Questa ricetta della varchiglia, che è una ricetta che è formata da una forma di barca, un guscio di pasta frolla, all'interno un impasto morbido di cioccolato e mandorle. Si chiama appunto varchiglia perché la forma è a forma di piccola barca. Questa ricetta venne trafugata da una novizia, di una famiglia di Cosenza, e poi divenne patrimonio delle famiglie di Cosenza. E poi torroni, turdigie, scaligie e tante di quelle leccornie che solo a parlarne viene l'angurino. In Calabria la festa è soprattutto in tavola. Quest'anno, lo dice Coldiretti, a Natale si resta a casa, il gran cenone della vigilia sarà l'insegna della tradizione e dei prodotti della nostra terra. Rispetto agli anni passati, in generale abbiamo un incremento delle spese di circa il 10% rispetto all'anno scorso. La spesa media sulle tavole è di aggira intorno a 115 euro a famiglia. Ma soprattutto quello che è positivo è che c'è un grande ritorno a quella che è la tradizione nell'utilizzare i nostri prodotti locali, oltre al Made in Italy, ma soprattutto in Calabria, il Made in Calabria. E tenga conto che in tutto questo molte famiglie sono ritornate nel trascorrere le festività a casa. Ma cosa non può mancare? Il baccalà, i dolci fatti in casa. Ecco, anche su questo, e quest'anno rispetto agli anni passati, c'è un grande ritorno per i dolci fatti in casa. E trova sempre più, diciamo, affermazione anche il tradizionale panettone, però modificato con peculiarità della propria regione. Saranno aperti per Natale gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ad annunciarlo Fulvia Caligiuri, commissaria dell'ARSAC, a margine della conferenza stampa per illustrare le iniziative previste per la giornata della trasparenza. Gli impianti dunque riaprono i battenti. Adesso si attende l'arrivo di abbondanti nevicate. Mi auguro che ci possa essere quanto prima anche la neve, e così insomma la riapertura degli impianti saranno veramente a 360 gradi. Però in queste vacanze di Natale l'impianto di risalita sarà riaperto. Naturalmente insomma noi siamo in fase di manutenzione del ventennale. Questa fase di manutenzione si stopperà momentaneamente, naturalmente dietro il consenso di Asfisia, per poi ricominciare i lavori del ventennale a chiusura dell'impianto, marzo, aprile, insomma fino a quando la neve ci permetterà di sciare. Saremo ben felici di tenere aperto gli impianti e accogliere i turisti che verranno a trovarci. Poi ricomincerà il ventennale, insieme al ventennale ci saranno, spero, mi auguro, tante altre novità, insomma innevamento nuovo, illuminazione, e tutto questo insomma è un fase di accompagnamento che ci vede protagoniste tre parti pubbliche: la regione naturalmente, l'ARSAC e Ferrovie della Calabria, perché insomma quando si lavora di squadra si lavora sempre meglio, quindi guardiamo insieme in un futuro lontano che possa essere veramente ripresa del turismo in Sila.
Mancano ormai pochi giorni al Natale e questo è un periodo di viaggi, acquisti per il cenone oppure per i regali da mettere sotto l'albero, ma come ogni anno in occasione delle festività i prezzi salgono, ad iniziare dai biglietti di aerei, treni e bus, soprattutto per il sud. Abbiamo trovato aumenti fino al 324% sui bus, al 272% in più per quanto riguarda i voli e 191% anche sui treni, quindi è davvero un salasso. Una stangata per molti calabresi, non solo per i viaggi ma anche per gli altri acquisti di Natale. Le famiglie inoltre si trovano a fare i conti con le incombenze che si accumulano in questo periodo, che rodono le tredicesime di pensionati e lavoratori dipendenti. Perché molto è assorbito da chi ha mutui, dall'impennata che c'è stata sui mutui, dagli affitti, dalle scadenze di RC Auto, oppure dall'IMU, dalla Tari, c'è un accumularsi di scadenze che veramente ha già eroso le tredicesime, quindi ci sarà veramente da stare sul filo della buona economia per approfittare quindi di qualche buona occasione per degli acquisti, per regali o per prodotti alimentari. E anche e soprattutto sui prodotti alimentari si registrano in questo periodo aumenti, in alcuni casi, rileva Federconsumatori, ingiustificati. Ci sono aumenti sui prodotti freschi, ci sono aumenti sugli oli, sul burro, addirittura sui prodotti dolciari per preparare anche i buoni dolci calabresi. Quindi credo che servirà davvero molta, molta attenzione, molta parsimonia, attenti ovviamente quando si fanno gli acquisti, perché alcune truffe, ad esempio anche a volte anche online, sono sempre lì a fare il capolino, quindi c'è da fare molta attenzione. Box solidali per aiutare 230 persone in difficoltà tramite la Fondazione Casa San Francesco. Si chiama Il Gusto di Far Bene, Solidarietà ed Eccellenza Enogastronomica. Nella sede di Confagricoltura Cosenza, la conferenza stampa di presentazione della lodevole iniziativa promossa dall'Alarico Eventi SRL in collaborazione con il Comune di Cosenza e Confagricoltura Cosenza, volta a raccogliere fondi a scopo benefico. La presidente di Confagricoltura di Cosenza, Paola Granata, ha voluto sottolineare il significativo ruolo che il mondo agricolo ed agroalimentare può svolgere e svolge a supporto del sociale. Gli imprenditori si sono messi in gioco anche in questo senso per fare un'azione benefica in questo periodo, poi che è natalizio e nella quale si sente di più la mancanza di un calore familiare, anche attraverso insomma la raccolta di cibo si cerca di colmare questa lacuna. Attraverso l'acquisto di queste box si assicurerà anche un pasto alle tante persone bisognose che quotidianamente a pranzo e a cena prendono posto nella mensa della carità di Casa San Francesco. Sotto l'albero un pacco sgradito contro il quale protestano i lavoratori della centrale a biomasse di Cutro, il sit-in dinanzi la prefettura di Crotone, a rischio tanti posti di lavoro in un territorio povero di occupazione. Una perdita di circa 150 posti di lavoro, tra diretti, indiretti e indotto. Credo che questo territorio in generale non si possa permettere ulteriori, diciamo, strappi di carattere sociale. La richiesta dei sindacati è la mediazione delle istituzioni del rappresentante di governo della città pitagorica. Abbiamo chiesto un incontro, è la terza richiesta di incontro, l'ultima fatta qualche ora fa, in quanto riteniamo che il prefetto debba convocarci per alzare il livello di attenzione sull'aspetto sociale che ha questa vertenza. I dipendenti sentono di essere in un punto di non ritorno, si prospetta il blocco dei finanziamenti statali che si traduce con la chiusura dell'impianto. Tutto si rifà ad una indagine giudiziaria che è partita qualche anno addietro e che ha coinvolto la proprietà dell'impianto del quale stiamo parlando. E quindi l'arrivo di commissari giudiziari nella gestione della centrale. E per una serie di motivazioni che comunque si riconducono all'indagine, il GSE, che è il gestore del servizio elettrico, che è l'ente deputato al riconoscimento degli incentivi e quindi alla loro erogazione,
ha comunicato ufficialmente che dal 1 gennaio del 2024, per motivi precauzionali, questi incentivi non saranno più corrisposti. Quindi significa destinare, segnare il destino della centrale. Non ce la facciamo più, siamo stanchi, siamo esausti. Ci avevano detto continuate a lavorare, non fermatevi mai. Non ci siamo fermati nemmeno quando sono venuti meno gli stipendi alla tredicesima degli anni passati. Sono arrivati allo stremo i dipendenti dell'Abramo Customer Care, che questa mattina hanno organizzato un sit-in di protesta davanti alla sede di Crotone contro la decisione assunta dalla TIM di non rinnovare la commessa con l'azienda calabrese. Siamo stanchi, è ora di farci sentire anche se un po' troppo tardi. Siamo solidari con i colleghi del Consumer che da 1 gennaio si troveranno senza lavoro, abbiamo deciso di incrociare le braccia. Sono soli, nessuno è al loro fianco in questo sciopero. Sono oltre 400 le famiglie che dal prossimo 1 gennaio saranno collocate in cassa integrazione a zero ore. Qui non c'è nessun sindacato che ci sta rappresentando, non sappiamo dove siano. TIM ha deciso, dalle comunicazioni che ci sono state date ieri, che la commessa, quindi il Consumer, non sarebbe stato più rinnovato e che all'incirca sulle 460 persone non sarebbe più stato rinnovato il contratto e sarebbero state messe in cassa integrazione a data da destinarsi. Danilo ed Elvira si tengono stretti, lavorano all'Abramo Customer Care dal 2007, il loro amore è nato in questa azienda e dal 2013 sono una famiglia. La lettera di Natale quest'anno è stata la peggiore che potessero mai ricevere e a casa fanno in modo di non far trapelare la tristezza per non preoccupare il figlioletto di 6 anni. È un incubo, ieri ci siamo svegliati come una qualunque giornata normale, anche lavorativa, e ci siamo trovati con questa notizia sconvolgente. Ovviamente il primo pensiero è stato a nostro figlio, ovviamente, no? Quindi noi ringraziamo ovviamente questo lavoro che ci ha dato da vivere, ci siamo conosciuti qui, è nata una famiglia, però ora siamo veramente in una situazione per noi incomprensibile. TIM ci rincuorava, diceva vi capiamo, siamo vicini, e poi alla fine ci ha abbandonato, cioè ci ha proprio abbandonato. Danilo ed Elvira, come Fabio e Katia, Luigi e Annalisa e altre coppie o persone, 300 nella sede di Montalto sui 493 che perderanno l'occupazione, che hanno fatto affidamento su un posto di lavoro che sembrava sicuro per costruire la propria vita. Invece, in poche ore, tutto è cambiato. E questa volta non c'è neanche l'ancora di salvezza, nessuna clausola che prevede l'assunzione dell'azienda che subentra, un pericoloso precedente. La stessa TIM ha anche dichiarato di voler internalizzare queste attività, quindi questo oggettivamente non dà un futuro a questi lavoratori, poiché non ci dà la possibilità di mettere in campo le clausole sociali che prevedono sostanzialmente l'accompagnamento dei lavoratori insieme alla commessa in altre aziende, come è già successo per circa 3.000 lavoratori. Se passa questa cosa e TIM elude la clausola sociale, che è una legge praticamente dove i dipendenti seguono, diciamo, la commessa, automaticamente i prossimi saranno quei 500 che attualmente si sono salvati dalla sede di Crotone, però automaticamente sono a rischio tutti gli outsourcers. La situazione è drammatica, c'è chi intravede anche uno scenario giuridico da approfondire. Sappiamo tutti che è una società commissariata, sappiamo tutti che c'è comunque una gara di evidenza pubblica in corso e l'atteggiamento scellerato, irresponsabile di TIM in questo momento, dal nostro punto di vista potrebbe persino prefigurare una turbativa d'asta, e noi come sindacato siamo impegnati anche attraverso i nostri legali a capire se sono le condizioni affinché TIM possa essere citata per questo tipo di atteggiamento che, ripetiamo, è irresponsabile. Il caso Abramo Customer Care approda in regione. Il presidente Occhiuto ha ricevuto le organizzazioni sindacali a Palazzo Campanella per una riunione programmata, dopo aver ottenuto una proroga di 3 mesi, grazie anche all'impegno di Alfredo Antoniozzi e Fausto Orsomarso, che hanno svolto un'interlocuzione con il governo. La crisi però rimane, perché bisogna trovare soluzioni da marzo in poi. Ho assunto l'impegno di intervenire sul governo per aprire un tavolo di crisi, ha detto Occhiuto, al quale vorrei partecipare personalmente con gli amministratori della società, i sindacati e TIM, per verificare la possibilità di un'ulteriore proroga. Intanto però bisogna lavorare su tutte le altre iniziative che si possono mettere in campo per restituire serenità in maniera strutturale ad un settore importante come quello dei call center, che in Calabria vede impegnate oltre 1.000 persone.
Una soluzione strutturale, ha detto Chiuto, costerebbe 60-70 milioni all'anno. È una valutazione che va fatta dalla Ragioneria Generale dello Stato. La Regione è disposta a partecipare a questa spesa con le risorse che sta attualmente impiegando, ma non si può prendere in giro la gente dicendo che basta approvare un emendamento per risolvere tutto. Lei è per il reddito di inclusione, signora? Sì, con la speranza che ci entriamo. Ho avuto il reddito, ma adesso non so se ci entro. Ancora prima dell'apertura degli uffici del patronato della UIL, decine di persone erano lì in fila ad aspettare per presentare domanda dell'assegno di inclusione. Lo hanno atteso questo giorno, in cui è possibile farne richiesta. Sebbene non sia un click day, tanti oggi si sono assiepati per presentare documenti e accedere alla nuova misura, che entrerà in vigore dal 1 gennaio e sostituisce il reddito di cittadinanza. Un cambio che però lascia perplesse molte persone, che vivono in condizioni di precarietà e che maggiore incisività vorrebbero dalla politica. Intanto dalla UIL rimarcano. Ci scontriamo sempre con una disorganizzazione generale. Noi fino a ieri sera non avevamo contezza di quelle che sarebbero state le operazioni dal portale per rendere operativa la misura. Ci chiediamo che se è possibile che a distanza di 5 mesi non si possa anticipare delle volte con la messa in rete delle operazioni, ma mi sembra che ci sia tanta confusione. Nonostante ci sia stato il chiarimento proprio in queste ore che anche se la domanda viene presentata nel mese di gennaio, comunque il pagamento ci sarà, al momento quello che interessa a queste persone è non avere un ostacolo all'interno nella percezione di questo sussidio. Un sussidio che ricordiamo è poca cosa, anche perché ricordiamo questa misura sostituisce il reddito di cittadinanza ma taglia 2 miliardi alla povertà. I requisiti, diciamo, per quanto riguarda l'ADI sono chiari, l'unico problema è se questo verrà pagato meno a gennaio. Progetto pilota è stato definito e la Calabria è apripista in Italia. Parliamo di Innovation Bag, la prima piattaforma sul benessere dei giovani che supporterà gli enti locali in materie di politiche giovanili. Il progetto presentato stamattina a Catanzaro, finanziato dalla Regione. Sosteniamo 300.000 euro, un'indagine demoscopica e quindi una piattaforma che sarà a supporto degli enti locali. Nello specifico i comuni interessati sono Vibo, Valencia e Catanzaro. Sono oltre 3.000 i giovani intervistati, fascia 18-35 anni, quindi è un cruscotto informativo decisionale importante che attraverso questa piattaforma mettiamo a disposizione degli enti locali per andare a programmare le politiche di sviluppo giovanili nell'ambito dei loro territori, perché è un'indagine significativa e importante che noi vorremmo andare a trasferire poi a tutte quante le realtà comunali calabresi. In questa prima fase sono stati intervistati circa 3.000 ragazzi, due le città in cui si è partiti con la sperimentazione, ma cos'è emerso? Un dato che ci ha colpito, che secondo me è degno di attenzione, meritevole di attenzione, è che un giovane calabrese su 4, se volessimo utilizzare il campione di Catanzaro e Vibo e inferirlo sui giovani calabresi, ha manifestato un atteggiamento di dipendenza media o addirittura patologica rispetto all'utilizzo dei social. Stiamo parlando di circa 90.000 ragazzi che sono a rischio di dipendenza social. Questo è un dato secondo me su cui riflettere. Svetta su tutti evidentemente Instagram, per i più giovanissimi TikTok, ma complessivamente c'è una consapevolezza di un livello di dipendenza che evidentemente può incidere sulla qualità della vita, sul benessere psicologico dei nostri ragazzi. Cosa contraddistingue il Natale? Le luci possono essere certamente un qualcosa identificativo, ma non ci sono solo quelle. C'è la corsa ai regali, immancabile, soprattutto nelle ultime ore. Ci sono le spese per il cenone e non solo. E poi le inevitabili tradizioni, soprattutto quelle gastronomiche. Il Natale è questo, ma non solo. Deve esserci anche un aspetto spirituale. E dall'arcivescovo della diocesi di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, arriva una riflessione improntata sulla pace che arriva appunto in un Natale caratterizzato addirittura da un secondo grave conflitto. Queste sono le cose più brutte che noi dobbiamo registrare proprio mentre, ecco, annunciamo nel mistero della celebrazione di Natale la nascita del principe della pace, che continua a rimanere come un obiettivo.
che ci auguriamo di raggiungere evidentemente, perché lui viene a portarci la pace. Che sia un Natale di pace in tutto il mondo, ma la pace in tutto il mondo può nascere se la pace nasce nel nostro cuore prima di tutto, e allora che ci sia pace nel cuore di ognuno di noi, perché la pace possa arrivare in ogni angolo del mondo. Auguri, buon Natale. Il Natale in una stanza, o ancora meglio, in pochi centimetri quadrati. La tradizione mista alla fede genera il presepe, e se oggi c'è chi ci rinuncia o chi magari installa in un angolo della propria casa la grotta, c'è chi invece ne fa una vera e propria forma d'arte. Siamo a Castrovillari, lui è Benedetto Favale e le sue opere sono frutto di un lavoro certosino. Ho iniziato a costruire il mio piccolo presepe casalingo e da lì poi nel tempo ho iniziato a elaborarlo sempre di più fino ad arrivare ai giorni nostri, che ho imparato qualche tecnica particolare. Si lavora per ore su piccoli particolari, ma poi arriva il momento più bello nella costruzione del presepe. Quando diciamo è tutto finito e vai a dare colore al presepe, lì ci sono alcuni particolari che devi cercare di mettere in risalto proprio per renderli visibili. E quella è la parte più bella, perché nel momento in cui cominci a dare colore al presepe, automaticamente il presepe prende vita, si illumina. Ma ogni vero presepista sa che per illuminare il presepe non servono le luci colorate, servono il ricordo e le emozioni che solo il Natale sa regalare. Ricordo i miei passati natalizi con i miei genitori, quando appunto il presepe era un momento di raccolta tra tutti quanti i componenti della famiglia. E ogni volta che realizzo un presepe mi immagino magari in un gesto o in un particolare, un qualcosa che mi riporta appunto a quei tempi, ed è per me magia, la magia del Natale. A Laino Castello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, da 22 anni, il 26 dicembre e il 6 gennaio, va in scena il presepe vivente, allestito nelle grotte naturali dell'antico borgo, abbandonato in seguito al sisma del marzo 1982. Quest'anno l'evento, particolarmente atteso e sentito, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in cui sono state illustrate anche le opere di ristrutturazione e messa in sicurezza già fatte e quelle in programma. Siamo alla fine di questo progetto che è stato finanziato dalla Regione Calabria. Abbiamo messo in sicurezza tutto il percorso che si può visitare, e abbiamo realizzato degli alloggi che prossimamente saranno assegnati per albergo diffuso. Ci sono alcune locali come botteghe artigiane che poi assegneremo a chi ne fa richiesta. Il presepe vivente si inserisce bene in questa location dell'antico borgo e ancora sicuramente investiremo finanziamenti con l'aiuto anche della Regione Calabria per ristrutturare anche altre zone dell'antico borgo. Il 26 dicembre alle ore 16, oltre 200 attori, tra la struggente bellezza del borgo antico in cui sta tornando la vita, accoglieranno turisti e visitatori per rivivere la magia del presepe vivente più bello d'Italia. Siamo stati premiati nel 2018 come miglior presepe vivente d'Italia e come città del presepio. Per noi questo è stato motivo di grande orgoglio. Puntiamo sempre ad andare più in alto e quindi siamo pronti per partecipare al concorso internazionale dei presepi viventi. Speriamo di farcela.